Siamo qui con Elena Favilli e Francesca Cavallo che risponderanno ad alcune domande per la redazione del Festival Letteratura. Da dove nasce l'idea di Storia della Buonanotte per bambine ribelli? Ma allora, diciamo che nasce un po' dalla voglia di raccontare delle storie con protagoniste femminili diverse, forti, coraggiose, padrone della propria vita e del proprio destino, perché ci sembrava che appunto mancassero. Da qui la scelta di raccontare storie di donne vere, quindi non di personaggi immaginari con superpoteri o che altro, ma donne realmente vissute che attraverso semplicemente il loro talento, la loro passione, determinazione e il loro lavoro quotidiano hanno compiuto imprese straordinarie in qualsiasi campo. Crescere in un mondo di stereotipi non è facile nemmeno per le bambine ribelli. Come si può evitare che le giovani donne di oggi ne siano molto influenzate? Ma senz'altro noi abbiamo pensato il nostro libro come una risposta, no? Cioè circondarsi e fare in modo che le bambine e i bambini crescano circondati da modelli femminili che lavorano, che si affermano attraverso la propria passione, che non vivono in funzione di un uomo. Questa è una cosa banale apparentemente, ma incredibilmente rara nei media. Tanto il 19% dei personaggi femminili nei cartoni animati per bambini ha un lavoro o un'aspirazione professionale contro l'80% dei personaggi maschili. Quindi è evidente che quando viene data così scarsa rappresentazione alle donne che prendono in mano la propria vita e decidono per sé, poi quando si cresce sia i maschi che le femmine sono meno abituati a pensarsi in determinati tipi di ruoli. E Storia della Buonanotte per bambine ribelli è proprio un grande catalogo delle possibilità, no? Che la vita offre alle bambine e anche ai bambini ovviamente. Però tante delle nostre lettrici dicono che prima del nostro libro non avevano mai visto una storia su una biologa, per esempio, non avevano mai visto una storia su una trombonista, perché sono dei ruoli che tendenzialmente vengono interpretati dai maschi. Le storie hanno un impatto in quello che uno immagina di poter fare e ovviamente chi scrive non può che pensare che le storie possano impattare in modo negativo o positivo la vita delle persone che leggono. E voi come siete diventate bambine ribelli? Quali sono stati i vostri modelli? Io sicuramente sono diventata ribelle molto tardi, perché sono stata una bambina invece molto diligente, inquadrata, molto a lungo. Quindi per me è stato il passaggio fondamentale è stata l'università e poi studiare all'estero. Ma io credo di essere sempre stata una bambina ribelle. Però una delle cose che a noi piace molto sottolineare del libro è che ci sono moltissimi modi di essere ribelli e che nell'immaginario, diciamo, tradizionale, le ragazze ribelli fanno una brutta fine, perché se uno si discosta dalla strada classica di quello che la società pensa sia appropriato per una ragazza, tendenzialmente finisce male, no? Questo siamo stati abituati a pensare. Invece discostarsi dalle aspettative a volte della propria famiglia, a volte dei propri insegnanti, a volte delle aspettative che ti vengono comunicate in senso lato dalla società, può avere infinite sfumature. Essere ribelli non vuol dire soltanto dire di no a tutto ed essere autodistruggersi. Lì vuol dire soprattutto credere in se stessi e credere nella forza delle proprie idee e difenderle anche quando vengono attaccate da tutti gli altri. Elena Favilli è una giornalista, mentre Francesca Cavallo è un'imprenditrice. Come si sono incrociate quindi le vostre strade? Si sono incrociate a teatro, proprio, nel senso che ci siamo conosciute in occasione di uno degli spettacoli di Francesca. E sì, sono diverse, i nostri percorsi sono diversi e sicuramente noi siamo due persone molto diverse, però evidentemente abbiamo delle radici comuni molto forti, no? E in particolare crediamo entrambe nel potere dell'immaginazione come strumento di cambiamento della realtà, e abbiamo da sempre, da quando abbiamo iniziato a lavorare fin dal nostro primissimo progetto editoriale Timbuktu Magazine, che era una rivista su iPad per bambini, abbiamo sempre cercato di creare delle storie che avvicinassero i bambini al racconto del mondo. Era sicuramente in Timbuktu Magazine e poi è esplosa
nelle storie della Buonanotte per Bambini Ribelli, perché appunto si trattava di osservare dei personaggi in alcuni casi molto noti, in altri casi invece del tutto sconosciuti, e analizzando, studiando, osservando le loro biografie, le loro vite, il loro lavoro, trovare degli spunti che potessero però accendere l'immaginazione e catturare proprio l'immaginario delle persone. In un mondo dettato da regole, quali consigli date ai genitori delle nuove generazioni per far sì che anche loro a loro volta imparino nuovamente a pensare fuori dagli schemi nella crescita dei propri figli? Di guardare i propri figli con curiosità, non aspettandosi realizzino dei desideri o dei sogni che sono stati dei genitori, che ogni bambino, ogni persona, ognuno di noi è una persona unica. Sappiamo che il vostro romanzo avrà un seguito, possiamo avere qualche anticipazione? Nel secondo volume sono 100 nuovi racconti della Buonanotte, 100 nuovi ritratti, noi non riveliamo mai prima dell'uscita del libro quali sono i nomi che ci saranno, per evitare ma questo non c'è, ma quello ci vorrebbe, quindi su questo non possiamo fare anticipazioni, però devo dire che l'abbiamo finito in questi giorni ed è veramente, ci sembra che sia venuto veramente bene. Vabbè, molto bello. Sì. È promettente, sì, è promettente. Sì, sì. Tra le protagoniste della 21esima edizione del festival vi è l'attivista Chichimamanda Ngozi Adichie. Anche lei potrà diventare un giorno la prossima eroina delle bambine ribelli? Sì, ci sarà. Ah, ecco! Noi siamo molto, molto appassionate del lavoro di Chimamanda. E infatti quando abbiamo fatto uno dei nostri ultimi discorsi, abbiamo citato il suo libro We Should All Be Feminists, non so come è tradotto in italiano, come una delle nostre principali fonti di ispirazione per il tipo di lavoro che facciamo a Timbuktu. È stato il suo libro una lettura fondamentale proprio nel percorso che ci ha portato poi a lavorare, a creare storie della Buonanotte per Bambini Ribelli, quindi sì, ci sarà nel prossimo.